Presentiamo qui in un'unica sessione due progetti che fanno parte entrambi del nostro sistema Monumentari Ariora, un sistema che è nato e che si è sviluppato secondo molti stadi. Attualmente Mora presenta un portale diviso in varie sezioni nelle quali trovate tipologie diverse di documenti e di strumenti informatici. La prima sezione dedicata al Novecento, che ancora stiamo ampliando, raccoglie le icone antiche e gli influssi che queste hanno avuto sull'arte novecentesca, cercando appunto di come dire, riproporre i molteplici e interessanti rapporti che l'antichità ha protratto fino ai nostri giorni. La sezione degli Atlanti è quella storica da cui siamo partiti, che vi presenteremo più nel dettaglio. Abbiamo aggiunto un'altra importante sezione dedicata ai musei, che presto vedete, ed una sezione didattica che è in via di sviluppo. Tra i tanti progetti, quello che ci preme qui collegare con il portale di Mora è un nuovo progetto che abbiamo sviluppato grazie alla Fondazione Bruschi, della quale parleremo nel dettaglio, dedicato ai rinvenimenti archeologici e al collezionismo aretino. Nella sezione musei, come vedrete, cercheremo di dar conto attraverso un'interazione tra documenti di vario tipo, di tipo iconografico come le mappe, di tipo figurativo come le stampe o documenti d'archivio, la storia degli allestimenti museali. In particolare, abbiamo fatto un lavoro specifico sugli Uffizi, cercando di creare un prototipo che poi sia riutilizzabile per altri tipi di contesti museali. E come vedrete poi, il sistema delle schede di Mora si arricchirà di nuove interrelazioni con piante e documenti. Accanto al progetto dedicato agli archivi, noi abbiamo sviluppato altri progetti, perché la caratteristica del software che sta sotto Monumentari Ariora è l'estrema duttilità. Come vedremo tra poche slide, il nostro pensiero, quando abbiamo costruito il software di Mora, studiando moltissimo il census, studiando moltissimo le altre banche dati, era quella di creare un sistema che fosse molto duttile, talmente duttile da permetterci di analizzare diversi tipi di tipologie di fonti e di oggetti archeologici, e che ci evitasse ogni volta di far ricorso all'informatico. Proprio per questa questione di sostanziale e profonda carenza di fonti che tutte le nostre istituzioni hanno. E quindi abbiamo sviluppato questo sistema duttilissimo, come vedrete, che ci consente di trattare diverse tipologie di oggetti utilizzando la stessa struttura, grazie a un'idea un po' diversa dalla stessa, che rifiuta la scheda e propone un'interrelazione complessa tra dati. Fra i tanti progetti, quello a cui teniamo di più sono due progetti, in particolare il progetto Le voci del marmo e il progetto Le mani del marmo, che confluiranno, nella nostra speranza, in un unico portale dedicato alle tecniche artistiche della scultura. Questo portale, a cui hanno lavorato varie persone, tra cui Gabriella Cirucci, che dopo ci parlerà nell'altro gruppo di lavoro, intende creare una sorta di vocabolario attraverso video, foto. Un artista di Pietrasanta si è prestato a fare dei video didattici per insegnare oggi come si scolpisce una scultura. Noi lo abbiamo montato in questo sistema, che permette di seguire le varie fasi della creazione di una scultura oggi, dalla sbozzatura alla creazione finale della statua, in modo da, come dire, seguire questa pratica che oggi è molto a rischio, perché le maestranze più giovani non seguono ormai, non hanno più queste capacità
che avevano i grandi maestri, che sono tutti molto anziani, e quindi c'è questo rischio di perdere queste abilità. Noi abbiamo la fortuna di stare molto vicino a un nucleo europeo della produzione di scultura, che è Pietrasanta, come sapete, con le sue straordinarie botteghe artigiane che riproducono modelli antichi. Dentro le botteghe di Pietrasanta ci sono straordinarie gipsoteche, per esempio, perché gli artisti di oggi usano per riproporre, per creare copie di antichità, e quindi abbiamo utilizzato questo strumento per creare questo portale multimediale di video, foto e così via. Un altro lavoro interessante è stato quello sul vaso Medici, che ha prodotto anche una pubblicazione, e il progetto sugli Atlanti, di cui parleremo, è un progetto che forse qualcuno di voi conosce, perché è qualche anno che è in rete, dedicato alla fortuna della statuaria antica nelle stampe, e ha prodotto una pubblicazione integrale di una serie interessante di atlanti di stampe da Perrier a Magnan. E vi dicevo, è incentrata su un programma informatico che abbiamo creato appositamente, nel quale abbiamo proprio pensato di estendere, diciamo, al di là del contenuto specifico del singolo del progetto, tutte le problematiche inerenti ai rapporti tra l'analisi delle fonti documentarie e la storia degli oggetti. Attualmente il sistema è formato di tre grandi entità, una che riguarda gli oggetti archeologici, l'altra le fonti, e il terzo un sistema che tratta il testo libero, perché possibilmente le fonti che noi gestiamo sono fonti trattate integralmente, non estrapolate nel ritaglio, che come sapete può essere parziale, fonte di interpretazioni dubitative e così via. E quello che noi abbiamo fatto è dunque un sistema per la gestione di fonti che analizzi il contesto documentario, in particolare di materiali archeologici, ma vedremo non solo di quelli, che è puntato sull'analisi e sullo studio delle fonti. Questa è la struttura concettuale che abbiamo, che per certi versi è molto simile a quella del census, in cui le varie entità sono racchiuse tra loro, e noi in particolare ci siamo occupati appunto di espandere le fonti, analizzando e dividendo le diverse tipologie di fonti in bibliografiche, archivistiche, iconografiche, iscrizioni e così via. Molto particolare è la struttura che riguarda gli oggetti. Qual era la nostra necessità? Noi avevamo la necessità appunto di non forzare l'interpretazione delle nostre schede e di non, diciamo, di gestire il non detto. Quando noi normalmente inseriamo dei dati in una scheda informatica, prendiamo sempre una posizione, cioè decidiamo che il tale dato è migliore dell'altro per ragioni magari valide, però non è mai del tutto dichiarata, almeno normalmente in una scheda informatica, il sistema, il contesto, le diverse interpretazioni che ha un oggetto archeologico. Perché per noi fosse invece possibile fare un lavoro dettagliato di ogni tipologia informativa che fa parte di un oggetto, che ne so, il materiale di un oggetto, le misure, la denominazione, lo stato di conservazione, i restauri che ha subito, abbiamo esploso la scheda dell'oggetto in una serie di entità che sono, come vedete, tutte collegate con una fonte. Questo ci permette, come vedrete, di non dare mai dati interpretativi nostri, ma di associare ad ogni informazione la denominazione di una statua alla fonte cronologica e al tempo preciso, alla pagina precisa della fonte che l'ha attestata. Per esempio, il Camillo dei Capitolini, noi tramite questo meccanismo espansione possiamo collegarlo sia a Stuart Jones che al prospettivo milanese, che i quali danno interpretazioni diverse, e possiamo poi entrare dentro la scheda del prospettivo oppure dell'Aldrovandi o di Fauno e verificare la diversa interpretazione. Ugualmente per i restauri è possibile in questo modo
collegare direttamente i singoli stati di conservazione di una statua, per esempio, a un disegno o a un documento di archivio che ne attesti lo stato, la modifica e così via. Ciò che sta alla base della duttilità del sistema è dunque quello che noi abbiamo chiamato il rovesciamento del concetto di scheda. Non esistono schede in Stacks, ma esistono delle entità, per esempio le entità persone, che sono collegate con altre entità, per esempio le entità oggetto, attraverso dei ruoli. Perrier può essere, per esempio, sia il rapporto con una incisione, sia come incisore, sia come editore, sia come curatore, e così via. Perché è molto prezioso questo meccanismo? Perché ci impedisce di non avere una scheda che non sia duttile e non sia adeguata al contesto informativo che noi dobbiamo trattare. La scheda, cioè, è libera, non dobbiamo pensare e aggiungere nuovi campi o nuove cose, perché il sistema da solo permette di adeguare il sistema informativo alle informazioni nuove. Questo crea una grande duttilità del sistema, che è un sistema che interagisce anche con le fonti. Dicevamo, fonti per certi versi trattate come testi interi, come in questo caso, dove l'interazione tra la scheda può essere verificata su un intero testo che noi possiamo ricercare, del quale possiamo andare a controllare il lessico, le informazioni, quindi approfondire fino a livelli più ampi possibili. Il testo è un testo in formato XML, che è uno standard internazionale che tutti i progetti europei ci impongono negli ultimi tempi, e quindi il sistema è trattato secondo queste metodologie nuove. Ma Stacks è anche, vi dicevo, un sistema duttile. Noi possiamo fare varie cose con questo programma. È formato da un'interfaccia online nella quale noi inseriamo dati, e un'interfaccia web. La duttilità del sistema permette di creare liberamente, poi dopo lei e Lorenzo ve lo faranno vedere, dei siti web senza l'intervento dell'informatico. Per esempio, con l'Università di Bergamo, dove io insegno, ho fatto una serie di guide interattive create dai bambini. Questa è la prima del Museo Archeologico di Bergamo, poi ne abbiamo fatta un'altra col Museo di Storia, Storia dell'Arte Contemporanea, la GAMEC, con un museo diocesano di arte sacra. I bambini hanno interpretato le opere d'arte, e noi con Mora, con Stexel, abbiamo fatto un sistema parallelo tra l'oggetto e l'interpretazione dei bambini. Questo senza modificare niente del nostro sistema. Ugualmente, sempre a Bergamo con l'università, il grande progetto che sto seguendo ora, sapete, mi sto occupando dagli ultimi anni dell'iconologia di Ripa, ho attivato insieme ai miei studenti questo portale sulle allegorie dipinte, utilizzando sempre Monumenta Rariora, anche questa volta senza nessun intervento informatico. Nelle prospettive noi pensiamo, ci sono pubblicazioni imminenti, l'importante libro che Lea e Lorenzo pubblicheranno nei primi mesi del 2013 sui segmenta di François Perrier, e un lavoro su Magnan che costituirà, diciamo, il primo lavoro di pubblicazioni sui vari atlanti. Nelle prospettive noi pensiamo soprattutto di lavorare sia, come abbiamo fatto negli ultimi PRIN, sulla pratica del restauro, che è stato il lavoro ultimo, e appunto su questo portale delle tecniche artistiche, nel quale vorremmo fondere questo atlante multimediale della scultura di oggi, fatta appunto dagli artigiani, con questo lessico diacronico delle tecniche artistiche, che racconta attraverso le fonti letterarie come si realizzava, secondo le fonti letterarie, la creazione di una scultura, le varie tecniche raccontate
da Vasari, da Gaurico e così via, che noi abbiamo realizzato in questo prototipo che non è ancora ingegnerizzato e sul quale abbiamo bisogno di lavorare molto ancora, grazie ad una tesi di laurea di Deborah Marconcini, una tesi di dottorato, scusate, che ha costituito il primo prototipo. I testi sono stati inseriti in formato XML e poi sono stati creati degli indici che riportano i vari termini, che poi in alcuni casi sono anche stati collegati con le illustrazioni dei testi in modo da creare questa cosa. La cosa finale che vorremmo fare, questo è un po' un fotomontaggio, è unire il nostro archivio delle tecniche artistiche della scultura di oggi, delle botteghe di oggi, con quello del passato e cercare di vedere le interrelazioni, che sono moltissime, molto di più di quanto uno potrebbe pensare, perché in realtà gli artigiani di oggi usano ancora metodologie antiche per quanto c'è stato proposto. Ora passerei la parola a Lea, che vi farà vedere il programma. Buonasera a tutti e benvenuti. Diciamo che al momento presenterà Lorenzo, io sarò alla tastiera e poi ci invertiremo le parti. Grazie. Sì, ora facciamo una prova di navigazione all'interno del portale Monumentale Ariola e in particolare guardiamo la sezione, quella storica, quella che credo molti di voi già conoscano, sulla fortuna della statuaria antica negli Atlanti a stampa dal 500 al 700. Poi successivamente Lea vi farà vedere le sezioni nuovamente implementate. È possibile consultare, come se fossero dei libri cartacei, una serie di atlanti di immagini rappresentanti statue antiche prodotti appunto dal 500 fino alla fine del 700. Attraverso un indice analitico è possibile vedere una preview delle stampe contenute nei singoli volumi e una piccola preview della scheda di ciascuna stampa. Sì, prego. E, cliccando sul pulsante relativo alla scheda della stampa si va ovviamente dentro la scheda della stampa. Ora, noi oggi abbiamo scelto come esempio la cosiddetta Tusnelda. Sulla destra ci sono tutte le informazioni tecniche relative all'incisione, quindi il nome dell'autore, dell'incisore, del disegnatore, il volume in cui è contenuta l'incisione, e nella parte sinistra si attivano dei pulsanti per le relazioni che la stampa intrattiene con l'oggetto rappresentato. Si può vedere intanto il confronto fra la nostra stampa e l'originale statuario. Tra l'altro sulla destra ci sono delle piccole delle annotazioni relative alla fedeltà o meno della rappresentazione rispetto all'oggetto nel momento in cui la rappresentazione è stata concepita. Sempre tornando alle relazioni, in questa sezione è possibile vedere la fortuna del soggetto nella stampa e quindi tutte le volte che nella stampa è stato riprodotto il soggetto. Compaiono anche dei disegni, però dei disegni ne parlo dopo. Vedete che questo oggetto, essendo noto perlomeno dagli inizi del Cinquecento, è stato rappresentato da Cavalieri, da Franzini e da tutti i loro poi successori, fino ad arrivare alle rappresentazioni di Perrier e fino ad arrivare appunto a età più recenti. E, naturalmente, se clicco su ciascuna di queste immagini, vado nella scheda relativa alla stampa in questione. Poi, siccome la stampa è caratterizzata da un fenomeno di copia, di ristampa, di derivazioni, abbiamo cercato di rendere chiaro quando una stampa veniva ristampata, per cui molto spesso nel passato perlomeno si aveva a che fare con stampe recenti e quindi si pensava che l'immagine fosse un'immagine recente, in realtà magari la stampa recente era una ristampa di un'immagine molto più antica. E allora, attraverso uno schemino ad albero, abbiamo cercato di ricostruire
la genealogia di tutte le stampe che sono oggetto del nostro studio. Tornando indietro, si può andare a consultare la scheda dell'oggetto rappresentato. La scheda è una scheda di carattere archeologico composito, ci sono appunto dati tecnico-archeologici sulle misure, su materiale, e poi dati relativi all'interpretazione dell'oggetto nella storia e dati relativi ai restauri e alle vicende collezionistiche. Quel che diceva Sonia, il fatto cioè che per ogni informazione si possono dare più valori senza dover prendere per forza una posizione, ci è stato molto utile in vari campi di indagine. Quello delle denominazioni, per esempio, è stato uno, perché ovviamente la denominazione rappresenta un po' l'orizzonte del conosciuto e conoscibile intorno a una statua. Si passa, per esempio, nel caso della Tusnelda, da denominazioni molto generiche usate nel Cinquecento, quale quella di Sabina, con cui si indicavano personaggi femminili vestiti in foggia matronale, ha denominazioni molto più specifiche, quale per esempio quella che dà Perrier. Questa denominazione di Perrier risente di un dibattito, ce ne siamo accorti appunto studiando a fondo Perrier, di un dibattito molto intenso agli inizi del Seicento relativo all'interpretazione di una pittura antica dentro la Domus Aurea, che veniva interpretata come l'ambasceria delle matrone a Coriolano. Sulla base delle somiglianze tra la Tusnelda e uno di questi personaggi dell'affresco, la Tusnelda stessa viene chiamata Veturia Mater Coriolani. E questa interpretazione si risente anche nella Tanta di Perrier su un'altra statua, in realtà un gruppo statuario, quello di cosiddetto Faustina con Gladiatore, che viene altresì interpretato da Perrier come Coriolano e Veturia. Quindi, per dire che questa possibilità di dare molte informazioni in parallelo con le fonti attestatarie apre poi appunto ovviamente delle possibilità di ricerca notevoli. Così con lo stesso meccanismo funzionano le sezioni della storia collezionistica, per cui è possibile ovviamente ripercorrere le fasi collezionistiche della scultura, e è possibile visionare le fonti. Per esempio, qui ora apriamo il disegno di Emsker, che è pubblicato per la prima volta dal professor Nesserrat, e poi ovviamente si può vedere l'incisione di Koch da esso derivata, e poi Aldrovandi, che descrive la statua insieme all'altro gruppo delle Sabine, e così via. E così per tutte le altre collocazioni. Stesso meccanismo per i restauri, in cui appunto la prima fase di restauro è attestata sia dal disegno di Emsker, ma più che altro dall'incisione di Vico, che ci fa vedere più da vicino la scultura senza l'avambraccio, e poi il successivo restauro attestato da una serie di documenti d'archivio e da un disegno di Rubens, che utilizza la statua come modello nel ciclo di Maria de' Medici. Vabbè, questo è un esempio tra molti altri possibili. Da questa sezione posso recuperare una serie di contesti interi di testi che abbiamo considerato fondamentali nello studio del collezionismo statuario. In particolare posso in questo caso vedere che la statua è descritta da Aldrovandi, come tutti sappiamo, ma possiamo qui vedere l'intero passo brano di Aldrovandi relativo alla collezione della Valle Capranica, in cui vengono descritte queste Sabine. E poi posso, ovviamente, essendo andato dentro il testo di Aldrovandi, consultare il testo sfogliando le pagine oppure facendo una ricerca interna. Le opere trattate integralmente dentro questa banca dati testuale non sono moltissime, sono appunto il testo di Aldrovandi, la topografia di Boissard, due inventari della collezione Ludovisi, la raccolta di statue antiche moderne di Maffei e la descrizione di Villa Borghese di Manilli. Naturalmente la banca dati è implementabile, però insomma, come tutti sanno e come tutti abbiamo un po'
detto o sottinteso oggi, ci sono sempre problemi di budget, di fondi, per cui arricchire queste biblioteche non è poco costoso. Quindi per ora è questa. Questa banca dati testuale è ricercabile integralmente, essendo stata codificata pesantemente secondo questi standard XML-TEI. Posso consultare la banca dati facendo per esempio una ricerca, buona maniera, scriviamo, e qui troverò, avviando la ricerca, tutte le occorrenze di questa espressione nei testi trattati. In questo caso è Maffei che utilizza 4 volte questa espressione, per esempio la utilizza per la flora, che si suppone sia la flora farnese, andando a cliccare sul pulsante relativo a questa descrizione, dovrei andare sulla scheda della flora farnese presente nella banca dati degli oggetti. Ora lascerei la parola a Lea, che vi mostra appunto gli sviluppi di Monumentale Ariora per quanto riguarda gli allestimenti museali. Come vi diceva prima Sonia, abbiamo sviluppato ancora in fase prototipale questa sezione relativa ai musei, e in particolare ci siamo concentrati a inserire nella sezione cataloghi i cataloghi in formato PDF dei principali musei nazionali e internazionali. Questo anche per seguire gli spostamenti delle statue che avevamo già preso in considerazione nella sezione Atlanti. Quindi seguiamo praticamente vari passaggi collezionistici delle sculture trattate nella sezione Atlanti fino ad arrivare alla loro musealizzazione. Per cui, per esempio, se io vado nella sezione degli Uffizi, posso visualizzare, per esempio, il PDF del testo di Lanzi, che costituisce uno dei primi cataloghi storici sulla galleria. E praticamente ciascun testo in formato PDF inserito è stato indicizzato secondo, sono stati messi in evidenza gli argomenti principali, e quindi posso navigare agevolmente nel testo, e ogni parte del testo in relazione eventualmente con la banca dati. Per esempio, se io clicco sulla mappa, posso visualizzare la mappa pubblicata Coeva al testo di Lanzi, che ripropone appunto la situazione della galleria al 1783. Cliccando sulla mappa interattiva visualizzo la mappa dell'epoca, e noi in particolare abbiamo più o meno studiato tutte le vicende allestitive del vestibolo della Galleria degli Uffizi, e appunto il prototipo che poi abbiamo realizzato è relativo a questo ambiente, e per poterlo realizzare ovviamente abbiamo preso in considerazione la documentazione disponibile, sia iconografica che le descrizioni catalografiche che le fonti d'archivio. In particolare, se io per esempio clicco appunto sulla sezione relativa al vestibolo, posso visualizzare l'ingrandimento della mappa, e posso, cliccando sull'apposita lentina, visualizzare la ricostruzione di come doveva presentarsi nel 1783 l'ambiente, in particolare la parete 7. Queste iconcine mi permettono di navigare ovviamente all'interno della mappa, e posso eventualmente visualizzare la scheda del cane molosso, e in particolare, quindi c'è una scheda archeologica minima, e seguirne i vari spostamenti. Vediamo che prima era nel cortile del Belvedere la scultura, poi passa a Firenze, e in particolare vedete anche i vari spostamenti all'interno della Galleria degli Uffizi, e in particolare vediamo che nel 1778, quindi immediatamente prima della mappa dello spostamento poi nel vestibolo, la scultura era nel cosiddetto ricetto. Infatti, se io clicco sulla mappa interattiva, posso, in questo caso siamo molto fortunati perché possediamo le immagini dei disegni di De Grace, posso vedere dove erano collocati nel 1778 i cani molossi. Come vedete era in un altro ambiente, e andando indietro nella mappa vedo appunto il particolare del ricetto, posso anche osservare le altre pareti, non soltanto quella da me analizzata, e navigando all'indietro posso osservare quindi la mappa del 1778. E questo ve l'abbiamo fatto vedere molto velocemente per motivi di tempo, però insomma è possibile quindi dalla mappa navigare sia nei testi che nella banca dati degli oggetti.
Per quanto riguarda questa sezione io non aggiungerei altro, perché poi sui sistemi di trattamento dei testi in PDF vi faremo vedere poi nella sezione Aretino Museum e quindi ci soffermeremo un pochino di più. Quindi sì, ora vi faccio vedere appunto come quello che vi diceva prima la Sonia Maffei, che praticamente noi abbiamo creato questo sistema che consente, senza ricorrere all'informatico, di poter creare un sito internet e personalizzarlo. Spero di non aver scritto male, perché poi la sfortuna è sempre aiuta l'audaci. Se io appunto ora sto vedendo la sezione del data entry che utilizziamo noi per inserire i dati, se vado per esempio sulla gestione utenti gruppi, cerco di ingrandirlo più possibile ma è abbastanza piccino, posso creare un nuovo gruppo di lavoro, quindi ora volendo io posso creare un mio progetto di ricerca su qualsiasi argomento, ovviamente che sia attinente alla fortuna dell'antico ma non solo, inserisci un nuovo gruppo, per esempio ci posso mettere convegno Pisa, una breve descrizione che ora al momento fingo, e poi salvo il gruppo, vado a visualizzare il numero dell'ID che sarebbe il 26, il numero 27, e poi andando nel portale, per esempio qui, io modifico questo parametro dell'indirizzo, default, non l'ho preso, non capisco perché mi si è bloccato il computer, giustamente. Cerco la sfortuna. La sfortuna aiuta l'audaci. Aspettate, provo a richiudere e riaprirlo. Chiudiamo tutto, perché evidentemente c'è troppe robe aperte. Questo qui lo... Ritorniamo qui. Gruppo ID 27. E modifico questa parte qui. Ora dovrebbe andare. E come potete vedere mi si è creato, io volendola, se avessi inserito delle schede, le potrei direttamente visualizzare in un mio sito internet appositamente realizzato. E ovviamente poi si possono cambiare i colori di sfondo, si può personalizzare con un'immagine, però io da qui posso accedere direttamente alla mia banca dati. Quindi il rapporto è 1-1, io inserisco le schede, automaticamente il sistema me le visualizza in un sito internet di default in questo caso. Per il resto su Mora non aggiungiamo altro e passeremo ora alla descrizione del nuovo progetto che è stato finanziato da Banca Etruria. E ora passo la parola di nuovo a Lorenzo, un po' a Sonia. No? Vabbè, grazie. Ecco, allora questo progetto nasce da una lunga e proficua collaborazione tra la Scuola Normale e la Fondazione Ivan Bruschi, che ha avuto come oggetto in passato lo studio e l'allestimento dei materiali della collezione Ivan Bruschi ad Arezzo e la realizzazione di un sito internet con il catalogo scientifico di tutti i pezzi conservati nella collezione. Questo sito all'epoca, si parla del 2001, era abbastanza all'avanguardia, fu anche premiato con un premio internazionale dedicato ai siti museali, perché appunto permetteva una visualizzazione estremamente esaustiva dell'intera collezione. Avevamo pensato, ve lo faccio vedere velocissimamente, a due tipi di approccio principali, un approccio di tipo topografico museale, attraverso per esempio dei quick time si poteva intanto vedere da molto lontano l'immagine dei saloni. Qua non si apre il quick time, non so perché, ma insomma si dovrebbe vedere, ecco vedete, uno da lontano si poteva già fare un'idea della sala, ma poi la cosa più importante è che cliccando sulle singole vetrine e gli spazi dell'ambiente si poteva vedere il contenuto di queste vetrine e accedere alle schede relative agli oggetti contenuti, schede appunto di tipo scientifico. Naturalmente cliccando su ogni scheda è possibile vedere l'intera scheda e dalla scheda tornare anche alla posizione dell'oggetto all'interno della collezione.
E l'altro approccio era quello, cioè l'altro approccio possibile è quello di tipo tipologico cronologico. Per esempio, è possibile scegliere una categoria di oggetti e una cronologia e vedere quanti oggetti di quel tipo e di quel tempo sono presenti in collezione. E dalla scheda è possibile ovviamente consultare tutte le informazioni sull'oggetto con la bibliografia scientifica e vedere anche dove è posizionato l'oggetto all'interno del museo. Anche la ricca biblioteca della collezione Bruschi è stata schedata ed è consultabile tramite catalogo. Io ora cerco, anzi lo cerca Lea, un testo che è stato importante per il nuovo progetto, un testo di Funghini sulla ceramica aretina. E allora, dopo questo lavoro, da parte della Fondazione Bruschi, in particolare dalle persone del conservatore Giampaolo De Taddei, che è qui in sala, e di Paolo Schiatti, è venuta la sollecitazione nel appunto sviluppare un progetto di ricerca che avesse come oggetto il collezionismo ad Arezzo. E allora, date le caratteristiche particolarmente ottocentesche della collezione Bruschi e vista l'importanza di Arezzo per la storia degli studi classici, per quanto riguarda appunto la produzione della ceramica sigillata, abbiamo cominciato un progetto che ha per oggetto la storia degli studi sulla ceramica sigillata aretina vista in parallelo al formarsi delle prime collezioni speciali dedicate a questa classe di materiali. L'arco cronologico che abbiamo appunto occupato, siccome il taglio di questo progetto è tipicamente storico-archeologico, è un arco che va dal Medioevo fino alla seconda metà dell'Ottocento, quando cioè diciamo l'archeologia si occupa veramente scientificamente di questa classe di materiali e nascono le basi per una trattazione veramente scientifica non solo della sigillata aretina ma anche di altri tipi ceramici. Gli studi sulla sigillata saranno fondamentali per gli studi archeologici su quello che si chiama instrumentum, per esempio. Cosa si trova in questa banca dati? Si trova quindi tutto il materiale bibliografico prodotto sulla sigillata aretina dal Medioevo alla fine dell'Ottocento e tutto il materiale ceramico, ancora rinvenibile, che è stato oggetto di queste trattazioni. Com'è strutturata la banca dati? È strutturata in varie sezioni, la più importante e la prima è la biblioteca, di cui parlerò un pochino più a fondo dopo. Poi c'è una cartografia storica dei rinvenimenti delle collezioni, questo è un ampliamento del sistema Stax di cui ha parlato Sonia, è praticamente attraverso un modulo cartografico di Google Map è possibile georeferenziare notizie circa gli rinvenimenti storici sul territorio o circa le collezioni di un territorio. Poi c'è una sezione che è quella del catalogo degli oggetti, il gestore diciamo degli oggetti, una sezione di accesso per tipi di oggetti, quindi lucerne, matrici, tavole fittili, tutti i tipi di ceramiche legate alla sigillata aretina, e poi un thesaurus iconografico molto utile per chi appunto si occupa di scene figurate, che permette un accesso al materiale tramite figure rappresentate. Poi c'è una parte dedicata alle iscrizioni della ceramica, un indice di tutte le fonti utilizzate, cioè tutti i testi, e una ovviamente sezione di ricerca. Per quanto riguarda i testi della biblioteca, abbiamo utilizzato due sistemi di trattamento informatico. Uno è il classico, ormai molto usuale, sistema di acquisizione e trattamento in PDF con un'indicizzazione abbastanza pesante che permette di navigare all'interno del testo, di collegare il testo con altri testi e di collegare appunto questo testo con gli oggetti di cui il testo parla e con i luoghi di cui il testo parla. E un altro sistema ben più raffinato e appunto anche pesante da affrontare, che è il sistema XML,
che permette una gestione proprio integralissima del testo, parola per parola, una gestione del testo attraverso indici molto raffinati, e abbiamo scelto di utilizzare quest'ultimo sistema, molto faticoso da realizzare, anche dal punto di vista dei costi, per quei testi che secondo noi erano fondamentali nella storia degli studi, per quei testi cioè che hanno rappresentato una svolta cruciale. Il primo di questi è un testo del tardo 400 in cui per la prima volta si ha l'intuizione che i bolli sulla ceramica sigillata possono dare informazioni sostanziali sull'organizzazione delle botteghe. E poi gli altri trattati Informatics XML sono testi ottocenteschi, il testo di Fabroni che raccoglie il materiale mai pubblicato ma importantissimo di Francesco Rossi, che aveva fatto fare degli scavi ad Arezzo nella seconda metà del Settecento e aveva anche realizzato la prima collezione interamente dedicata alla ceramica sigillata, che poi fortunatamente non è andata dispersa, ma è attualmente diciamo visibile, anche se mescolata con altri oggetti, al Museo Mecenate di Arezzo. Il testo di Fabroni, appunto, che accoglie il materiale di Rossi e poi i libri di Funghini e di Gamurrini, vero protagonista, anzi protagonista assoluto dell'archeologia ottocentesca sulla ceramica aretina, il quale intraprende studi sistematici sulle iscrizioni e deduce informazioni ancora oggi ritenute valide sui sistemi di produzione della ceramica, sull'organizzazione delle botteghe, sui flussi commerciali, insomma una serie di mette a punto una serie di metodologie senza le quali per esempio Dragendorf non avrebbe potuto scrivere il libro che ha scritto, i libri che ha scritto. E ora io lascerei la parola a Lea, che fa vedere una navigazione all'interno della banca dati. E mi sono dimenticato di dire che ha collaborato assiduamente a questo progetto anche Anna Maria Puccinelli, che è qui in sala. Sì, vi farò vedere. Mi stanno dicendo che abbiamo 5 minuti, ma se sforo di mi perdonerete. Comunque vi volevo far vedere appunto un accesso dai testi, in particolare dai testi XML. Come vi diceva prima Lorenzo, il testo, uno dei testi fondamentali è quello di Fabroni, che io posso ricercare e sfogliare integralmente. È interessante perché, come potete osservare, è la prima volta in cui vengono illustrati molti frammenti di sigillata retina, vengono proprio illustrati con tavole appositamente realizzate da Bartolini, che è un disegnatore aretino, e dalla sua bottega. Come potete vedere posso navigare all'interno del testo sfogliandolo, ma la cosa bella è che cliccando sull'immagine posso andare al testo di Fabroni che descrive per esempio la tavola, per esempio dice: un oggetto curioso e ben conservato si presenta nel numero 4 della tavola quinta e consiste in uno stampo punzone di terracotta scolpito in rilievo che ha servito ad imprimere in cavo la forma dalla quale l'antico artista ottenne la testa senile barbata del numero 10 della tavola seconda. Cliccando sull'iconcina io posso ritornare alla tavola che mi fa vedere il frammento realizzato con il punzone e cliccando sull'apposita immagine posso andare alla scheda all'interno della banca dati. Come vi diceva prima Lorenzo, questi testi sono stati trattati con XML, per cui sono stati poi ricostruiti degli indici appositamente pensati che rendessero ragione poi dei problemi principali relativi a questa classe di materiali. Per cui io, per esempio, se clicco sul testo di Gamurrini e voglio osservare l'elenco delle iscrizioni da lui individuate all'interno del testo, vedete, ho un risultato che mi permette di visualizzarle per tipo. Se clicco sull'iscrizione etrusco e latina, cioè tutte le pagine, le occorrenze, clicco sulla pagina e vado nel testo di Gamurrini, per esempio, ovviamente sono tutte iscrizioni, che mi descrive quel tipo di iscrizione in etrusco latina. Abbiamo preferito, nel caso del testo di Gamurrini, oltre alla trascrizione in XML, introdurre anche l'immagine del testo, proprio perché vi sono tante iscrizioni anche in etrusco e quindi lo studioso è bene che poi possa osservare direttamente la trascrizione fornita dal Gamurrini, e tutte le sezioni dei testi dialogano tra di loro e con la banca dati.
Per esempio, a un certo punto il Gamurrini dice: opinò il Fabroni che là significar voleste la poteca, poteche, magazzino. Ma in questo gli si oppone, per esempio, il Cavedoni. Opinò il Fabroni, io posso, cliccando sull'iconcina, osservare e leggere direttamente il testo di Fabroni che noi abbiamo inserito e andare appunto nel passo in questione, che come potete vedere, ora mi si incrociano gli occhi grazie alle lenti a contatto, comunque aggiungete alcuni esempi che offre Rossi e Dilgori e riflettete se per avventura in qualche caso la iniziale A messa innanzi al resto dell'epigrafe non possa esprimere la fabbrica o il magazzino di vendita apoteca. Un altro testo che noi abbiamo inserito in questa sezione ed è molto importante è il testo di Gamurrini che abbiamo inserito proprio perché, di Funghini scusate, proprio perché contiene questa, è la prima immagine fototipica dedicata alla sigillata retina. E in particolare anche in questo caso io posso navigare come ho fatto prima, quindi andare al testo o all'oggetto, in questo caso all'oggetto, e come potete osservare il pezzo che è contenuto nella nel Museo Archeologico Mecenate di Arezzo, ancora il bollino numero 63 che è nel catalogo di Funghini, e dalla scheda io posso tornare appunto al mio testo, quindi le sezioni sono assolutamente interrelate. Per brevità non vi faccio altri esempi, ma andiamo per esempio alla sezione cartografia e selezionando su luoghi di rinvenimento, come abbiamo visto prima, ho a sinistra l'elenco di tutti i luoghi di rinvenimento che noi abbiamo inserito, ma posso anche accedere dalla mappa. Se clicco su Cincelli, per esempio, ho una scheda minima del luogo di rinvenimento e abbiamo visualizzato tutti i rinvenimenti organizzati diacronicamente. Si va appunto dalla metà del Settecento fino alla fine dell'Ottocento con gli oggetti in relazione, per cui se voglio visualizzare gli oggetti rinvenuti alla metà del Settecento clicco sulla scheda e come potete osservare ho il frammento di calice con maschera rinvenuta a Cincelli. E la cosa interessante è che abbiamo inserito anche altri materiali, per esempio anche i disegni del pezzo conservati ad Arezzo alla Fraternità dei Laici. Da qui posso visualizzare per esempio la scheda, il disegno di Nuti realizzato per Bartolini di cui vi dicevo prima, in cui si vede appunto la decorazione del frammento. E da qui io posso andare direttamente al testo, in particolare mi si visualizza il testo di Francesco Inghirami tratto dal volume sui monumenti antichi etruschi, il volume che è molto importante perché per la prima volta in questo caso vengono raffigurati i frammenti di sigillata dalla collezione Rossi e che parlano appunto perché parla in questo caso di questo frammento che potete visualizzare qui in basso. Da qui io ritorno di nuovo nella scheda. Per esempio, per quanto riguarda grande quantità di materiali, vennero rinvenuti a Santa Maria in Gradi ad Arezzo in due scavi molto cospicui effettuati alla fine dell'Ottocento e andando sulla scheda luogo io posso vedere quali sono le fonti che noi abbiamo utilizzato per ricostruire questa entità di scavo. Infatti se clicco su fonti in relazione, come potete vedere, io posso vedere i testi della biblioteca in relazione con il luogo di rinvenimento e in particolare noi abbiamo utilizzato due cataloghi manoscritti che sono conservati alla Fraternità dei Laici ad Arezzo che descrivono integralmente tutti i frammenti rinvenuti durante lo scavo. Sono dei documenti inediti, non sono mai stati pubblicati, e descrivono appunto in maniera sistematica tutti i pezzi pronti per essere poi esposti al Museo della Fraternita. Come potete vedere prima vi accennavo al meccanismo degli indici, quindi io da qui posso navigare all'interno del mio PDF e per esempio se voglio visualizzare il gruppo quinto dei vasi, in particolare, sono andata un po' troppo avanti, questo frammento, io clicco sulla pagina della descrizione e visualizzo la scheda dell'oggetto. Abbiamo fornito laddove possibile anche più immagini dello stesso oggetto, per esempio in particolare qui si vede abbastanza bene il bollo conservato sul pezzo. Come si diceva prima, è possibile anche navigare per tipi di oggetti, per cui se io voglio visualizzare per esempio tutte le matrici a placche ho questo risultato e poi ovviamente navigo dalla scheda ritorno ai testi, o questo noi si è pensato per gli studiosi non propriamente di sigillata ma per esempio per gli studiosi di iconografia antica in generale, ho un thesaurus di soggetti.
per esempio vado sullo soggetto antropomorfo, vado sulle figure umane, sullo scheletro e ho questo risultato. Scusate, la faccio vedere estesa così si vede meglio. E per esempio posso visualizzare questo frammento e dal frammento posso andare per esempio al testo di Viviani, che è nella biblioteca, che descrive appunto il frammento in questione, come potete vedere, e lo illustra anche, e da qui ritornare nella mia banca dati. Posso effettuare ovviamente una ricerca per oggetti, per esempio posso ricercare delle ricerche complesse, lucerna, e cerco maschera, quindi le lucerne che sono decorate con questo motivo, avvio la ricerca e ho questo risultato. Oppure posso fare anche una ricerca per collezioni, per esempio clicco collezione funghini, tipo di relazione, collocazione precedente, e ottengo il mio risultato. Vedete, alcuni oggetti non sono ad Arezzo, ma sono per esempio a Boston, e così via. Per il resto ho dovuto molto stringere, visti i tempi e visto anche la situazione, quindi vi ringrazio per l'attenzione. Se avete domande... Grazie ai tre relatori che sono stati bravissimi a concentrare due relazioni diverse in così poco tempo e congratulazioni per questi sviluppi interessanti e importanti del progetto Monumenta Rari Ora, che si arricchisce di nuovi percorsi. E personalmente sono rimasto affascinato da questa idea di aprire un filone sulla ceramica aretina e in sé un capitolo tutto da esplorare, e mi chiedo egoisticamente come archeologo se questo non servirà a stimolare poi banche dati sulla ceramica aretina trovata dopo l'Ottocento, che sappiamo in che situazione si trovi. E, allora, ci sono interventi su questi due argomenti che abbiamo sentito, un grande argomento che abbiamo sentito fino adesso? Qualcuno vuole intervenire? Approfitto io allora per un ulteriore chiarimento, sempre sulla ceramica aretina, ma il materiale, perché non sono molto dentro nella bibliografia, ma questo materiale bibliografico che avete censito fino all'Ottocento riguarda fondamentalmente materiali, un'area diciamo di rinvenimento e di collezionismo aretino e dintorni, o ci sono anche sondaggi verso rinvenimenti di... Riguarda essenzialmente materiale rinvenuto ad Arezzo, perché tutta la produzione bibliografica fino alla fine dell'Ottocento è relativa a materiali rinvenuti ad Arezzo. Quasi tutta. Cioè, non c'era un interesse o diciamo rinvenimenti significativi e stimolanti di ceramica aretina al di fuori degli materiali disponibili? No, infatti la dimensione diciamo archeologico-scientifica nasce lì per questo motivo, perché è lì che inizialmente si trovano grandi quantità di ceramica, e solo dopo all'estero ci si accorge che la ceramica aretina è diffusa ovunque, insomma è una fase successiva quella. Vabbè, poi credo che sia esperienza comune di qualsiasi archeologo che abbia scavato in un orizzonte romano di vedere che in realtà la ceramica aretina da uno scavo non esce, da uno scavo casuale, quindi non... Prego. E la sua tradizione storiografica, perché per chi si occupa di fortuna nell'antico e nel medioevo la ceramica aretina, e anche nel primo rinascimento, la ceramica aretina ha uno statuto straordinario, nel senso che un testo di cui voi avete fatto vedere una vecchia edizione, cioè il Restauro d'Arezzo,
che tra l'altro rappresenta un ponte interessante rispetto al nostro progetto, perché è un artista, un pittore che firma, un orafo, eccetera, e ci offre sulla ceramica retina praticamente quella che si può definire la prima monografia su oggetti antichi visti direttamente e visti con gli occhi di un artista che è straordinariamente affascinato dalle rappresentazioni naturalistiche che vede, che poi è molto interessante osservare che come artista ne rimane totalmente immune, perché rimane addirittura una fase precimabuesca e si convince della divinità degli artisti antichi attraverso queste rappresentazioni seriali, per cui è molto prezioso anche per noi risalire appunto alle origini e seguire tutta quanta la fortuna di questi oggetti così privilegiati anche nella nostra tradizione di studi di fortuna dell'antico. Quindi grazie mille veramente di questo straordinario repertorio che state preparando. Pronto, mi sentite? Sì. Salve, io volevo fare una domanda a partire da un caso particolare per arrivare a una domanda più generale. Allora, leggo la domanda perché sennò ho paura di non essere chiaro. Volevo usare uno dei casi citati da Sonia Maffei nella sua relazione per fare una domanda appunto più generale. Quanto ho capito, avevate elaborato due progetti paralleli sulle tecniche di scultura, uno legato alla lavorazione nel passato, uno legato a quelle attuali, e poi a un certo punto avete, se ho ben capito, pensato che i due progetti potevano divenire ancora più interessanti unificandoli. E quindi penso che appunto, dato che la copertura cronologica dei due progetti erano diversi, ma il tema del database era molto simile, era sovrapponibile per molte cose. Io immagino che appunto riunire due progetti gestiti dalla stessa organizzazione sia più facile. Quello che mi chiedo invece è quanto questo risulta fattibile se i progetti sono gestiti da due organizzazioni diverse. Per esempio, quello che mi chiedevo avendo ascoltato le relazioni di oggi, se per quanto riguarda il census tutti siamo d'accordo, allora è ottimo poter vedere la fortuna di un'opera antica nel Rinascimento, però se invece la voglio vedere in un altro database, appunto per un altro periodo cronologico, allora ogni volta devo cambiare il sito e immaginare come la stessa opera viene catalogata in un altro sito, quindi fare vari passaggi in più che appunto fanno perdere del tempo. Non sarebbe forse abbastanza proficuo, almeno in un'ottica di lungo periodo, immaginare un codice univoco per identificare un'opera, rendendo così più semplice lanciare una ricerca in diversi database con una specie di maschera, insomma, di meta opac di tutti questi database? Allora, questo problema che tu sollevi è un problema molto, come dire, studiato, no? È il problema che, come dire, nei progetti europei da qualche anno ormai è al centro di una serie di progetti tipo Europeana. Se tu vai a vedere Europeana, Europeana è un portale europeo all'interno dei quali ci sono banche dati di tipo diverso che sono filtrate da una serie di sistemi. Il progetto Carare, ti potrebbero rispondere molto meglio di me Emilia Masci e gli altri, e Fröhlich, professor Fröhlich, perché sostanzialmente si tratta di creare dei sistemi intermedi attraverso metadati o sistemi di ontologie tipo RDF che consentono sostanzialmente di fare un'interfaccia, una specie di cuscinetto tra i vari diversi tipi di archivi che sono sotto e una specie di macchina che interroga i vari progetti, in modo da trovare delle soluzioni univoche. Cerco tutto ciò che riguarda Puccini in Europa e posso andare su Gallica diversamente da Monumentale Ariora. Questa è un po' l'evoluzione. Personalmente forse ti potrebbero rispondere molto di più loro. Si tratta, diciamo, a livello teorico di trovare dei metadati, cioè dei dati interpretativi, dei dati che tu hai all'interno della tua banca dati, che consentano a questa specie di macchina che unisce i dati superiori di andare a vedere cosa c'è nella tua banca dati senza entrare nel meccanismo. Quindi in realtà, diciamo, è un problema, hai proprio centrato il problema centrale, veramente, sei intelligentissimo, perché effettivamente è quello su cui ci si sta. Non so se Emilia vuole aggiungere qualcosa, visto che voi avete fatto anche proprio un non so.
Sì, è un discorso molto lungo, però la tendenza che si sta verificando per risolvere questo tipo di problema di interoperabilità tra banche dati e sistemi informatici diversi, la tendenza generale è quella di lasciare ad ogni sistema la sua univocità, il suo schema, e di descrivere i dati di ogni scheda, di un database per esempio, tramite metadati in formati più o meno standard. Però è un codice, quindi io lo voglio cercare nel Rinascimento, nel 600, nelle cataloghi fiorentini del 700, e quindi magari appunto così. Sono appunto portali nazionali e anche a livello europeo, Claros è un portale europeana, ne sono stati citati tanti, che funzionano in questo modo. Ad esempio il campo denominazione o titolo viene descritto per tutti con un sistema univoco, per cui c'è questo sovrasistema che va in tempo reale ad interrogare i vari database, in modo che ognuno conserva appunto il suo schema e le proprietà necessarie a descrivere l'oggetto della ricerca. E, questa è la soluzione più. Poi ci sono soluzioni ancora più evolute che sono in fase di studio in questi anni, come l'RDF e la semantica, che portano questo sistema dei metadati ad una traduzione equivalente a quella del linguaggio o della logica moderna formata da triple che comprendono soggetto, predicato e oggetto, e tutto viene descritto in formato simile al linguaggio naturale, cosa che nel futuro si pensa che porterà il web a diventare qualcosa di più ragionato, ecco, quando farai una ricerca su Google. Immagino che non sia... Vabbè. Risulterebbero moltiplicate e non solo accresciute. Insomma. Per esempio per l'iconografia già gli olandesi hanno fatto una cosa simile, per cui appunto si può lanciare con la... Iconclass. Vedo che la discussione si sta sollevando a meta livelli per me già difficilmente accessibili, esatto. Forse gli specialisti presenti. Il sistema che ha descritto prima Froelich con il cerchio, al centro del cerchio c'è l'opera descritta e poi tutti i collegamenti, è un sistema che si basa su questo sistema semantico. Va bene, non vorrei troncare una discussione che sicuramente potrà essere proseguita da chi più competente, ma penso che dobbiamo dare a questo punto, ringraziare i tre relatori moltissimo per il contributo che danno anche a questi incontri.